guidare una barca? La Jack Doe è una nave, Jenny, non una barca. Ma come avete imparato? Io... Beh, ho imparato lasciando Bristol. E lasciando la mamma? Sai, non ho lasciatola. Non sono partito senza salutare, ecco. Eravamo d'accordo, capisci? Intendo io e tua madre. Lei non diceva così. Diceva che volevate soltanto navigare per fare soldi nel nuovo mondo. Ho sempre voluto navigare. Questo è vero. Ma non per me. Per tutti noi. Per mantenere lei e te. No, voi non sapevate nulla. Scrivevate alla mamma una volta l'anno, ma lei non sapeva mai dove trovarvi. Questo è vero e mi dispiace molto. Se l'avessi saputo, non so, forse sarei ritornato. Vero, ma magari l'avrei fatto. Posso guidare la barca? Barca? Non vedo barca. E tu? La nave, ovviamente. Capisco la differenza, però. Ah, ma è molto semplice, Jenny. Una nave può trasportare una barca, mentre una barca non può trasportare una nave. Allora tutto è una nave, se è così, per la mia barchetta, quella che porto nella vasca con me. È un buon modo di vederla. Riesci a parlare di Caroline, Jenny? Della tua mamma? No, è morta già da un po'. Mi manca, non fa niente. Lei ha sofferto? Non lo so, non credo. Era sempre felice con me per un bel po'. Poi, non tanto. Ma non la vedevo più spesso. Poi è andata via. Io... mi spiace. Dovevo starti accanto. Non fa niente. Ora sei qui. E questa è un'avventura. Ma senza rischi, spero. Non posso affrontare molte altre sorprese. Vedremo anche una balena. Sì, è molto probabile. E ci sono i pirati. Vedremo i pirati. No. Non penso proprio che accadrà, sai. Oh, che peccato. Volevo tanto vederne uno vero. Sai una cosa, Jenny? Appena cala un po' il vento, ti lascio guidare la Jack Doe. Terrai tu il timone prima del tramonto. Sì! Miss Jennifer Kenway, vorrei presentarmi. Jennifer Scott, ve ne prego. Mi spiace, io... Mia figlia è stata cresciuta da sua madre, Caroline, finché non è mancata qualche anno fa. Jenny preferisce usare il suo cognome. Ah, perdonate l'ignoranza. Io sì, lei non so. Padre, aiutami! Questo giovanotto, invece, è un Kenway. Che succede, Ethan? Non riesco a vedere il palco. Oplala. Adesso? Bene, ma non peso troppo. Ehi, non sono così vecchio. Alla peggio, possiamo sempre uscire di qui e raggiungere tua madre per una cioccolata da White. Ti piace l'idea? Sì, vi prego. Bene, silenzio ora.